Comunque, per fare questo cazzo di video, stavo a bloccare alcuni video precedenti con su Miraglio con la doppietta. Un grandissimo gol di Cristiano Ronaldo che si sblocca, poi un altro grandissimo gol della Juventus. Ma Cristiano Ronaldo è un provato, sa? È un parole per descrivere, è un fenomeno proprio totale. Come ha dimostrato sempre, dimostra sempre che non molla un cazzo, proprio non molla. Comunque, la Juve ha dominato il Milan, qualche follata, la traversa, destisce, già a giochi chiaro, però sempre quei cazzo di errori difensivi, meccanismi, comunque. Poi ieri invece è giocata la National League, la Spagna, che ha perso 3-2 clamorosamente. La Spagna si poteva aspettare una prestazione del genere, anche perché la Croazia aveva perso 6-0 in amichevole nettamente. In amichevole era la prima partita, non mi ricordo, aveva perso nettamente 6-0 contro la Spagna, e ora la Croazia si fa con la doppietta dell'ex romanista scartato clamorosamente Cevai, che ha fatto doppietta, due gol a porta vuota, prova quasi sempre realizzati. Ma se la difesa spagnola dormiva, a me sembrava che tutte le difese stavano a fa apposta, sembrava che si fermavano tutti. Quello si fermava, quell'altro pure per far vincere la Croazia, ma la Croazia anche Rebic, Brozovic, hanno avuto occasioni clamorose. Rebic avanti a portiere, l'ha tirata fuori, ha tirato a metà De Gea. Comunque, fatemi sapere che cazzo ne pensate. La Spagna rimane a 6 punti, Croazia e Inghilterra a 4, e che l'altra uscita, gli Stati Uniti sono usciti, ma alla fine, diciamo, tutto sommato è stata meritata la vittoria della Croazia, che ha spinto fino all'ultimo minuto per segnare. Non lo sapete, c'è un prossimo video.